Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus Lombardia finisce alla ditta di Lady Fontana l'ordine di 513.000 euro di camici. Dopo oltre un mese la commessa diventa donazione. Scoop di report ad aprile, Aria S.p.A., la Consip della Regione, affida la fornitura di DPI alla società Dama. È il 16 aprile, secondo il documento recuperato da Report, Dama deve iniziare le consegne quel giorno, mentre il pagamento avverrà 60 giorni e il 30 aprile metterà regolari fatture, che il 22 maggio vengono stornate poi. Il CEO della società e cognato di Fontana spiega così, chi se ne è occupato ha male interpretato, ma poi me ne sono accorto e ho subito rettificato tutto perché avevo detto ai miei che doveva essere una donazione. Elezioni USA da Bush a Romney, anche parte dei repubblicani scarica Trump. Powell ha detto voterò Biden e il tycoon è un pericolo. La gestione della pandemia di coronavirus e delle manifestazioni seguite alla morte di George Floyd hanno ulteriormente indebolito il presidente americano, che adesso perde sostegno anche all'interno del partito, e lui risponde all'ex segretario di Stato che dice truffatore, ci ha portato in guerra con la storia delle armi di distruzione di massa dell'Iraq. George Floyd, dalla rivolta di militari e vecchi repubblicani al ritorno di Black Lives Matter, come Minneapolis ha destabilizzato il presidente e cambiato lo scenario a 5 mesi dal voto. L'omicidio del 46enne assomiglia ad altre decine di assassini di neri in questi anni, ma mostra qualcosa in più, l'assoluta indifferenza. Quel ginocchio premuto sul suo collo è la negazione dell'umanità del nero americano. Adesso però non solo gli afroamericani, ma anche gli altri cittadini, compresi i simpatizzanti dei repubblicani, stanno dimostrando che non accetteranno l'idea di una nuova crociata razziale. App Immuni scaricata da 2 milioni di italiani. Arcuri dice adesso i test molecolari sono l'unico modo per dare la caccia agli asintomatici. Commissario all'emergenza, intervistato dal programma Mezz'ora in più. Il tracciamento, dice, è una componente essenziale per questa fase. Lunedì parte la sperimentazione in 4 regioni. Intanto Google è al lavoro per risolvere l'incompatibilità con Huawei. Arcuri ha anche parlato dei primi difficili giorni e di una possibile recrudescenza dell'epidemia in futuro. Politica e aerospazio, le pressioni di Adolfo Greco sul governo Renzi per salvare il posto del cognato dall'azzeramento del CIRA. Nel 2014 l'imprenditore di Castellammare puntava a fare pressioni sul ministro Giannini per salvaguardare il cognato, l'ingegnere Leopoldo Verde, DG del CIRA, dal terremoto che stava per abbattersi sul management del centro di ricerca aerospaziale, dopo l'arresto del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Saggese, che aveva ospitato in passato nel suo hotel a Cava dei Tirreni. E come? Attraverso un intervento sul deputato di Scelta Civica Antimo Cesaro, che a sua volta avrebbe dovuto intercedere con la titolare della ricerca scientifica. Spara colpi a salve dal balcone i carabinieri. Questa siamo alla rassegna stampa di Napoli e Campania, cari amici. Spara colpi a salve dal balcone, i carabinieri intervengono nel napoletano, spara con una pistola a salve dal balcone. I fatti sono successi a Marano, in via Arbusto, a 2 passi dal centro cittadino. Un anziano dalle prime ore della mattina ha esploso diversi colpi a salve dal balcone della sua abitazione. I residenti, turbati dai rumori, hanno allertato i carabinieri della locale compagnia, giunti poi sul posto insieme con gli agenti della polizia municipale e i mezzi di soccorso. Coronavirus va in palestra in attesa di conoscere l'esito del tampone. È positiva. Il proprietario della palestra ha sanificato gli ambienti tempestivamente. Gli esiti dei tamponi sul personale e su coloro che potrebbero essere entrati in contatto con la giovane hanno dato esito negativo. Non è rimasta a casa come avrebbe dovuto, visto che era in attesa di conoscere l'esito del tampone. Si è recata anche in palestra. Quando poi sono arrivati i risultati, è arrivata la doccia fredda, positiva al Covid-19. È così scattato l'allarme a Casoria per tutti coloro
che potrebbero essere entrati in contatto con la ragazza positiva nella palestra di Casoria, la Fitness Academy. Notizie da Treviso e dal Veneto. Su questo abbiamo il contributo di Massimo Bonella di Pianeta OCTV. Sentiamo le ultime notizie, appunto. Una violentissima ondata di maltempo ha colpito la regione Veneto, più precisamente l'Alto Veneto, nel pomeriggio di ieri. Una violentissima grandinata si è abbattuta su Francinigo, comune di Gaierine, siamo in provincia di Treviso. Dal cielo cadevano enormi chicchi di ghiaccio dalle dimensioni 5-6 cm che inevitabilmente hanno devastato la vegetazione e ucciso addirittura anche gli uccelli che si trovavano sugli alberi. Ad accompagnare la devastante grandinata, forti venti. Altrettante grandinate di notevole intensità nelle zone di Bassano del Grappa, Valdobbiadene, Vidor. Qui addirittura da evidenziare che la grandine cadeva a forma di croce, ecco perché molti cittadini hanno postato nei social network delle fotografie definendo grandine mistica. Incredibile. Ed è tutto. Massimo Bonella per Radio Saiuz. Bene, riprendiamo le notizie da studio, sempre su Treviso e Veneto. Plastica biodegradabile, supercarburanti dai rifiuti di Treviso. Insomma, ci sono tutti i risultati della raccolta differenziata e della ricerca di un gruppo di ricerca dell'Università di Ca' Foscari che lavora al depuratore del capoluogo della Marca. Maltempo in grandine sull'Alta Marca, allagamenti, strage di auto e di vigne di prosecco. A Farra e Sernaia, strade chiuse, canali straripati, danni ingentissimi fra Godega e Gaierine, filari di prosecco rasi al suolo, disagi in tutta la Marca. Via i Park da Piazza Duomo a Treviso, Casugana via la Trattativa. Allo studio l'accordo con Vescovado e Gruppo Benetton per pedonalizzarla e l'obiettivo è riqualificare l'area. Conte ha detto resterà solo il passaggio delle auto. Un altro colpo della banda del Bancomat, un gruppo di quattro malviventi ha fatto saltare nella notte scorsa il postamat di via Giorgione a Riese Pio X. La sanità azzoppata, saltati per lockdown, oltre 15.000 ricoveri, quasi 29.000 prestazioni di screening rinviate, 80 infartuati in meno in ospedale. Comunque non è un improvviso miglioramento della salute, soltanto la gente si è curata di meno. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Maltempo, allerta arancione sul Friuli, la protezione civile regionale ha aggiornato l'avviso per i temporali fino a lunedì sera. Una depressione atlantica si avvicina all'Italia. Tra domenica e lunedì determinerà al punto l'afflusso di correnti meridionali decisamente umide e instabili verso la regione. Per questo la Protezione Civile regionale ha aggiornato l'avviso di allerta meteo che da gialla passa ad arancione su montagna, Friuli occidentale e pianura, mentre sarà gialla sulla zona di Trieste. Maltempo, danni e allagamenti nel Friuli occidentale, tante richiamate ai vigili del fuoco, in particolare da Sacile, Cimpello, Prata, Brugnera e Fiume Veneto. La sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone, in seguito ai fenomeni temporaleschi che hanno interessato la provincia nel pomeriggio attorno alle 16, ha ricevuto numerose richieste di intervento, principalmente nella zona Casutca, Molli, Strada Geromina, in comune di Sacile. Interessati in parte dall'ondata di maltempo anche Cimpello, Prata di Pordenone, Brugnera e Fiume Veneto. Sparatoria di via Mortegliano, fermato nella notte il complice alla base del fatto di sangue, ci sarebbe un regolamento di conti sull'acquisto di una partita di droga. I carabinieri del nucleo investigativo reparto operativo del comando provinciale di Udine hanno individuato anche il secondo uomo coinvolto nella sparatoria in via Campi di Mortegliano, è stato trovato nella notte nella sua casa di Udine. Due coppie di anziani rapinate in casa, incubo nella notte a Gemone del Friuli e all'Auco, un'anzione, un manipolo di malviventi, incubo nella notte per due coppie ultra novantenni che sono state rapinate nelle loro abitazioni di Gemone del Friuli e l'Auco da un gruppo di persone composto da 4-5 malviventi che hanno agito con il volto coperto.
Notte da incubo a San Vito, si barrica in casa con le bombole di ossigeno. L'uomo ha messo in atto un'azione di protesta contro il governo in evidente stato confusionale. Notte da incubo a San Vito al Tagliamento, dove un uomo di 47 anni con problematiche comportamentali ha deciso nel cuore della notte, intorno alle 3, di alzare il volume della musica in maniera spropositata. I vicini di casa, svegliati dal frastuono, hanno capito che qualcosa non andava e hanno chiamato subito aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco insieme al personale sanitario. Bene, cari amici, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.